Ciao amici da Frank Bianconero, buon sabato sera, buon weekend senza la Juve, e questo è sempre un dramma sportivo, perché ormai anche questo calendario, no, per fare sempre più ascolti per quanto riguarda la Lega, perché la Lega, ricordiamo, tra Lega FIGC, Assocalciatori, consiglieri di Lega, così sono tutti dei... non so se... cioè Einstein era ignorante rispetto a loro, per dire, per fare un paragone, perché ovviamente di martedì, dove la gente poi il giorno dopo si sveglia presto, va a lavorare, così è giusto una partita farla di martedì. A noi non è diventato spezzatino come quello inglese, a noi è diventato uno stufato, è diventato proprio la cottura, proprio si sta cuocendo proprio tutto bene bene bene, sempre verso il fallimento, che è la cosa che noi, almeno io, mi auguro, tranne evidentemente gli juventini atipici. Detto questo, Alessandro Bocci, Corriere della Sera, ne ha detta un'altra: che se la Juve dovesse arrivare in finale di Coppa Italia e vincerla, la UEFA punirà anche la UEFA la Juve e andrà alla Fiorentina Europa League. Allora io, premesso che giuridicamente, ripeto, lascio sempre la palla agli juventini atipici, però premetto che non mi mischierò mai con quelli di Napoli per fare nemmeno mezza chiacchierata, ma premesso proprio perché lascio perdere, soltanto la descrizione che mettono nei loro meme, con le chiamate Juventino onesto, Juventino sportivo. Ecco là, che ti prendono per i fondelli e ci sta bene, però, ripeto, per magna che bisogna fa, si dice, no? Perciò diciamo che qua nessuno è fesso e i furbi ovviamente non è chi lo fa, ma chi segue. Detto questo, ritorniamo ad Alessandro Bocci, Corriere della Sera, che la Serie A mi ha detto. Allora, dov'è il problema? Il problema non è quello che sarà, cioè per loro sarà anche quel che sarà per quanto riguarda i botteghini, l'introito e tutto quello, ma ripeto, la Juve deve difendersi e deve uscire in assoluzione, non perché devono avere pietà, perché a loro interessano soltanto riempirsi le tasche e le casse, senza aver mai aiutato, senza mai a fare riforme, senza mai aver individuato come si potesse crescere in Italia nel calcio italiano. Stanno affossando il calcio italiano, non ce ne accorgiamo. Mettiamo anche per inciso che c'è qualcuno, qualche presidente di Serie A che addirittura ha qualche udienza l'8 marzo, se non sbaglio, però hanno vinto, ragazzi, questi hanno vinto, hanno semplicemente 800 milioni di debiti e meno 100 qualcosa di patrimonio netto, cioè non hanno soldi, però va bene così. Non si interessa la federazione, la federazione si interessa se magari un giorno il figlio di Moggi sta in un campo, questo è quello che ci aspettiamo. Ma detto questo, come fa? Fosse ovviamente vera, però Alessandro Bocci non è uno... Ora lo dico, è tifoso della Fiorentina, è intervenuto in una TV, una radio fiorentina. Non è che io me la prendo con Alessandro Bocci, perché comunque lavora in un giornale di alto livello, e se ha detto una cosa del genere non credo sia assolutamente un farneticatore di notizie, perché non si sente quasi mai. Perciò se lo scrive, il nome è venuto fuori anche in giro per i social, vuol dire che qualcosa è vero. Allora, quando vi dico che il problema... Il male sta all'interno, il male che hanno già deciso, il male che tutti sono d'accordo, il male è che non ti puoi difendere a livello sportivo, il male è, e mi fa male questo, scusate il gioco di parole, è quello che da altre parti altri lidi non capiscono. Se questa non è un'esecuzione, parlo di giuridicamente ovviamente di decisioni, non so come chiamarla. E ripeto ancora, se ci dicono gli esperti che scritte cose assurde hanno fatto uscire quella fattura, diciamo, corretta a penna, che quella è una pro forma, perché poi le fatture ora vanno tutte in maniera telematica, digitale, vanno direttamente per l'Agenzia delle Entrate, perciò io non capisco nulla di queste cose, però so che l'Agenzia delle Entrate acquisisce questa fattura ed è là che devi andare a trovare la prova, ed è lì che devi andare a trovare la prova se il corrispondente equivale, se tutto equivale, mentre la Juve aveva messo in correzione, rispedita a Marsiglia,
la via, le generalità della società che erano sbagliate. Mai semmai visto su quella carta che hanno fatto la famigerata fattura fatta girare volontariamente anche chi sta dentro la Federcalcio della giustizia sportiva e fanno crescere ovviamente odio tra tifosi, cattiverie, veleno, sputare fango sulla Juve, questo viene fuori. Quando nella giustizia sportiva tu non puoi difenderti e l'accusa non si deve andare a trovare le prove. Ti accusa, ti dai punti ed è finita là. Quello che sta succedendo oggi, quello che ha detto Alessandro Bocci, è esattamente il disegno di una comunicazione ermetica, ovviamente è una battuta ermetica, che parla Sandulli al giornale, parla Bocci perché ha una fonte all'interno della Serie A che gli hanno detto questa cosa, che la Juve avrà altri meno 20, che la Juve addirittura da 9 hanno inasprito a 15 punti, perché per loro le intercettazioni è una prova confessoria. Quando tu con le intercettazioni che ascolti, attraverso la Costituzione, io mi rimetto nelle mani di quello che c'è scritto su quello che noi dovremmo osservare, gli altri dovrebbero osservare, che tu una volta che mi accusi mi devi andare a trovare con l'accusa. Se io per telefono, ripeto, dico a mia moglie, fai pasta e patate, poi devi venire a controllare se mia moglie ha fatto pasta e patate o ha fatto pasta e piselli, perché se no la tua accusa cade, decade. Però questo lo dico io che non sono atipico, nel senso sono un tifoso, ripeto, doc, dop, originale, pelle bianconera, occhi solo per la Juve, cuore bianconero, sangue bianconero, e parlo soltanto con chi usa questo. E usa quello che sta dicendo, perché quando John Elkann dice occhio, perché questa occhio non occhio come minaccia, che questa volta tutto il calcio di quelli ovviamente normodotati stanno capendo cosa sta succedendo, che è un'ingiustizia o è una giustizia sommaria o non è equivalente con altre società. Perché ragazzi, io posso aver fatto plusvalenza secondo ovviamente Kinè, grande Kinè, ricordiamo che anche nel passaporti Inter con Recoba c'entrava qualcosa Kinè. Però detto questo, e ripeto sempre senza insulti, rispetto per il lavoro delle persone. Però se sei livoroso, come dice Moggi, se ti entra il tifo, se ti entra la rabbia all'interno di te, là poi chiudi gli occhi e passa anche quello che è la professionalità di un lavoro. Parlo in tutti i settori, in tutti i tipi di lavori. Perciò io quello che voglio dire, ripeto, ripeto e ripeto, le plusvalenze posso averle anche fatto secondo Kinè fittizia, la devi certificare, la devi individuare, devi dare una norma, devi dirci e devi punire anche l'altra parte. Perché Juve, a meno che non si sono fatti la plusvalenza, Juve prima squadra, Juve under 23, lì può essere punita solo la Juve. Perché se no questa resta un'ennesima e diventerà sportivamente un'ecatombe. Io quello mi auguro, che la FIGC chiuda le saracinesche, la mattina va l'inserviente ad aprire la saracinesca e trova chiuso per fallimento, perché io non auguro niente, auguro soltanto che John Elkann arrivi fino al TAR a chiedere 300 milioni di danni, e se in caso il TAR, vedendo questo tipo di processo, gli desse, scusate, ragione, là poi devi chiudere i battenti, perché ricordatevi che quello che è uscito dopo Calciopoli, dopo le prescrizioni così, 444 milioni che Agnelli e la Juventus hanno chiesto di risarcimento, è da 15 anni che stanno parlando tutti i 38 udienze, le 38 volte che si sono presentati, si sono dichiarati incompetenti. Sapete perché? Perché al primo che dice la Juve ha ragione in base a questo processo, 443 milioni non ce l'hanno nemmeno fra 10 anni, quelli della Lega, della FIGC, del signor grandissimo, signor Gravina. E ricordatevi che io, essendo pugliese, il mio paese è Trinitapoli, vicino ci sono stati amici che hanno giocato e sono stati promossi, Cerignola parlo, io sono vicino ovviamente a Cerignola, sono stati promossi in C. E anche lì la FIGC ha fatto delle cose che non è andata in Serie C in Cerignola. E io so cosa hanno fatto, però il problema cos'è? È questa cosa qua, che ripeto mi dispiace dei tifosi intelligenti, ma vanno tutti nel calderone perché
aspramente parlano di Juve come veramente il male del calcio. Io dico che il male del calcio sono quelli che non pagano gli stipendi, il male del calcio sono quelli che non possono fare aumenti di capitale, il male del calcio sono quelli che comprano giocatori e saltano le rate e non possono pagare le società da dove sono arrivati, poi sono costretti a ridarle a certe cifre per poi riprenderle in prestito, cioè quelle cose là vanno tutte bene, che anche i miei occhi sono strani essendo profano della materia, però ricordatevi, sempre forza Juve, non dobbiamo mollare un centimetro, non dobbiamo mollare un centimetro, perché loro stanno aspettando soltanto il nostro cedimento. Ecco perché 40 giorni di proroga per le indagini sulla manovra stipendio, per far sbollire un po' quella che era l'aria di una settimana fa. No, noi dobbiamo tenere sempre l'allerta alta, sempre in maniera pacifica, equilibrata, obiettiva, stare attenti, ma non farci mettere i piedi in testa. Ciao a tutti da Frank Bianconero, fino alla fine forza Juve. E ricordatevi, anche da me, soltanto i juventini tipici, gli atipici, non mi interessano. Ciao a tutti.